Amici di Herbie Casting, siamo qui con il bel Emanuele Bosi. Emanuele, buongiorno, nel ruolo di Marco. Sì. Un ruolo particolare, un ruolo fortissimo, insomma, che poi prende anche un po' di verità, perché in Italia sono stati molti casi simili a questo. Come è stato innanzitutto girare tra la Malesia, la Thailandia e l'Italia? Beh, è stato affascinante girare in questi posti che sono totalmente diversi dai nostri, quindi girare a Bangkok, Singapore, insomma, è un sogno, per me è stato molto bello. Poi la Malesia è una giungla, fiumi, scimmie che volano, insomma, è una cosa le molto... Le famose scimmie volanti. Scimmie volanti, che sì. A Trastevere ce ne sono parecchie. Sì, parecchie a Trastevere, infatti. Senti, invece vuoi parlarci un attimino di questo ruolo di Marco? Sì, Marco è un personaggio che vive dei momenti tragici, tra maltrattamenti, disperazione, violenze, perché viene rinchiuso nelle carceri thailandesi perché è trovato in possesso di droga. E in Thailandia, insomma, questo è un reato visto molto, molto, molto male, insomma, possono anche condannarti all'ergastolo. E per di più, io mi ero cacciato in un guaio perché avevo una relazione con l'amante, con la moglie di un boss della malavita thailandese, quindi mi incastrano e mi fanno mettere questa droga nello zainetto. E quindi vengo rinchiuso in queste carceri e tra maltrattamenti e violenze mia madre riuscirà a tirarmi fuori e dopo una lunga battaglia. Senti Marco, Emanuele, ero talmente siamo entrati nel personaggio. Esatto. C'è stato qualcosa di particolare, qualche difficoltà nel girare questa cosa in cui hai fatto veramente fatica nel comportarti durante le riprese? Difficoltà tecniche no, nel senso comunque girare lì è stato molto semplice, a parte magari intemperie particolari, però insomma niente di tecnicamente. Qualche episodio, qualche aneddoto divertente che c'è stato con la troupe o con qualcuno, ti vedo un po' sorridere, quindi qualcosa c'è stato? No, è stata una troupe tra Singapore, le persone della troupe erano metà di Singapore, metà australiane, chi thailandesi, italiani, quindi è stato tutto molto divertente. Senti, sappiamo invece per certo che hai avuto delle storie con delle ragazze thailandesi, che cosa ci vuoi dire di questa cosa? Ma io non mi ricordo. Bene, Emanuele Bosi, noi ti un grande in bocca al lupo, anche perché adesso tu uscirai con altre cose. Vuoi magari darci qualche chicca, qualche anteprima? È solamente che il 12 febbraio uscirà a QPGA questo piccolo grande amore. Questo piccolo grande amore. Emanuele, in bocca al lupo, mi raccomando, guarda sempre RB Casting, perché tutti gli attori hanno grandi possibilità per trovare grandi opportunità. Grazie, ciao. Sono iscritto anch'io.